5 anni fa non conoscevo il tema, non conoscevo ciò che erano i tumori e cosa avrebbe comportato e come sarei stata in grado di viverlo. L'impatto iniziale è molto difficile perché quello che cercavo io era che qualche medico mi dicesse: ok, domani ti ricoveriamo, ti togliamo quello che hai e poi sarà tutto in discesa. E lì c'è stata invece la prima scoperta che il linfoma non Hodgkin era un tumore del sangue, quindi non c'era la cosiddetta massa che si poteva togliere e eliminare e io sarei potuta tornare a vivere la mia vita di prima. Sono stati mesi difficili. Durante le mie terapie ho conosciuto anche diversi volontari dell'AIL, ma in particolare colei che mi è rimasta nel cuore è Angela. Angela l'ho conosciuta una delle mie prime giornate di Day Hospital, in cui mi chiedeva se dopo il prelievo del sangue gradivo del tè. E ricordo che dentro di me pensai: ma è quasi come sentirsi a casa, perché quando tu vivi in ospedale hai anche bisogno di parlare del nulla e del tutto. Qualsiasi argomento che non sia legato alla malattia spesso è di aiuto, perché ti permette di vivere la quotidianità anche se sei lì dentro. Ho scoperto che quando è necessario nuotare, anche se non si è in grado, lo si fa, si sta a galla e io posso dire di aver avuto la fortuna di essere anche arrivata al traguardo.